Nessun supporto fotografico, la luce è quella naturale, gli strumenti a disposizione sono pochi ed essenziali, carta, matite e carboncini. Il disegno dal vero presuppone un contatto fisico con il modello da riprodurre, osservandone ogni piega da diverse angolazioni, per giorni e a volte per mesi, una palestra antica e consolidata nella tradizione della formazione dei giovani artisti. A quelli dell'Accademia di Belle Arti di Roma, i Musei Vaticani hanno spalancato le porte della collezione di marmi del Gregoriano profano, offrendo a un centinaio di studenti del laboratorio di disegno dal vero la possibilità di compiere per 9 mesi un'esperienza privilegiata, culminata nella mostra Antico Presente, l'Accademia Disegna. 50 circa le opere collocate accanto ai rispettivi soggetti, traduzioni grafiche di volumi tridimensionali, non semplici repliche, ma esperienze uniche e immediate realizzate sotto la guida del maestro Pierluigi Berto, docente di disegno dell'Accademia che abbiamo incontrato in occasione dell'inaugurazione dell'evento espositivo. Disegnare dal vero vuol dire passare un lungo tempo davanti al soggetto, quindi la tranquillità, la pace, il silenzio sono elementi fondamentali per poter riuscire a tradurre con efficacia quello che si sta guardando, il soggetto che si è prefissi di rappresentare. Quindi questo è uno spazio privilegiato, assolutamente unico e soprattutto, ripeto, la ritrattistica romana che dal punto di vista dell'esperienza disegnativa per i ragazzi è fondamentale perché rappresenta tutte le tipologie di figure umane, cioè la donna anziana, il giovane, e quindi tutte le fasce di età sono rappresentate, quindi molto utile per lo studio della fisionomica. C'è chi ha scelto il segno delicato della matita, altri quello più deciso, tipico dell'inchiostro. Alcuni allievi hanno espresso il proprio talento attraverso supporti e strumenti insoliti come biro e pennarelli. Nessuna indicazione in questo senso dall'insegnante che li ha lasciati totalmente liberi di accostarsi nei modi a loro più congeniali alla corporeità dei marmi, ben sapendo che non esistono tecniche grafiche particolari in grado di migliorare lo spirito d'osservazione di un artista. Tutti i materiali sono stati usati, dalle punte metalliche agli inchiostri tradizionali, la grafite, la sanguigna, che fanno parte della storia dell'arte. L'importante era non fare uso di supporti fotografici, quindi tutti i disegni sono stati eseguiti dal vero. Quando terminava il periodo del laboratorio, riprendevano lo stesso disegno magari la settimana successiva per portarlo a termine, ritrovando le stesse condizioni di luce e ombra. Questo è molto importante, lo vorrei sottolineare di nuovo. Appunto l'uso, il non uso di testimonianze fotografiche, ma il diretto rapporto con l'opera disegnata, con l'originale. A rendere possibile la collaborazione tra le due prestigiose istituzioni è stato l'Ufficio Attività Didattiche dei Musei Vaticani, diretto da Maria Serlupi Crescenzi, che ai nostri microfoni ha ricordato il secolare legame che unisce l'Accademia di Belle Arti allo scrigno di tesori marmorei in cui hanno disegnato i giovani artisti. Si immagini che Gregorio XVI è colui che dà il ferro di cavallo all'edificio in cui ha sede la storica Accademia di Belle Arti a Roma. E qui siamo nel Museo Gregoriano Profano, dove i ragazzi hanno compiuto le esercitazioni di disegno al vero, come gli artisti hanno sempre fatto dal Rinascimento in poi. Quindi il Museo Gregoriano Profano di fondazione proprio dello stesso Papa Cappellari. Quindi un momento per me molto atteso e che mi dà grande emozione, perché riconosce e gratifica l'impegno che ho visto profondersi in questi anni, in questi mesi, durante queste mattinate da parte degli allievi. Quindi un giusto riconoscimento, e mi sono battuta perché loro lo avessero.